Bentornati nella cucina di redazione di Cook. Oggi siamo con Massimiliano Blasone, chef dell'Aria, ristorante una stella Michelin del Mandarin Oriental di Blevio, sulle sponde del lago di Como, un luogo magico. Buongiorno a tutti. Chef, cosa andiamo a preparare oggi? Oggi andiamo a preparare un'insalata di pomodoro, mix estivi ovviamente, con un gambero di manzano. Beh, vediamo da dove si inizia. Fiammeggeremo i pomodori per dargli un tocco un po' più croccante, allo stesso tempo diciamo il calore evidenzia un po' i sapori. Senti, e a casa se non avessero una fiamma, come potrebbero fare? Beh, normalmente possiamo usare anche il fornello di casa. Con uno stecchino potremmo introdurlo vicino alla fiamma e fiammeggiarlo. In questo caso siamo un po' più tecnici, usiamo un cannello. Adesso procediamo con, diciamo, l'insalata di pomodoro. Tagliamo il pomodoro in quattro, avendo accortezza di non spremerli mentre li tagliamo, quindi abbiamo bisogno di un coltello particolarmente affilato. Tu all'Aria proponi un menù che è in gran parte condivisione, vero? Diciamo che la convivialità, specialmente per chi lavora in grossi business, è importante quando, diciamo, stacca dal lavoro e non c'è un'altra impresa da fare. Quindi, diciamo, è importante quando vengono a mangiare da noi perché si rilassano, sentono i sapori e vedono che è un ristorante molto informale. Quindi, diciamo, non è un altro esame finita la giornata di lavoro, e questo è fondamentale nel nostro lavoro. Allora, andremo a condire i pomodori aggiungendo un po' di cipollotto fresco, tagliato non troppo sottile, perché amiamo vedere i nostri prodotti nei piatti. Olio d'oliva, ovviamente, questo è un olio denocciolato, molto delicato, non invasivo. Dopodiché andremo ad aggiungere un po' di succo di lime, perché abbiamo bisogno di un po' di acidità. Il pomodoro è dolce, specialmente quello estivo, diciamo il lime ha quel suo gusto deciso. Aggiungeremo un pochettino di pepe precedentemente macinato, un mix di erbe, in questo caso coriandolo, un pochettino di basilico blu, viola, e un pochettino di erbe di campo che possono essere cerfoglio, santureggia, quello che noi vogliamo perché siamo un paese mediterraneo. Li andremo leggermente a tagliare, non troppo. Useremo un peperone jalapeno, non particolarmente forte, lo priveremo dei semi e lo incideremo e andremo sempre a condire il nostro radish. Useremo un pochettino di jalapeno precedentemente saltato in padella, perché ha bisogno un pochettino un po' più di morbidezza in questo caso, quindi due consistenze, croccante e morbida, e anche questo farà parte della nostra insalata di pomodoro. In questo caso uso sale maldono che non è troppo aggressivo. Aggiungiamo un altro po' di olio e andremo a finire con del ginger grattato. In questo caso useremo una microplane. Andremo a mescolare il nostro relish e lo preserviamo. Questo dovrebbe riposare un 30 minuti per avere un gusto un po' più omogeneo e compatto. Andiamo adesso a condire i nostri gamberi. Sempre olio d'oliva non troppo invadente. Useremo un pochettino di timo, in questo caso che dà un pochettino di odore e profumo. E li andremo leggermente a scottare in padella. Il gambero va leggermente scottato, deve cuocere a un colore molto delicato affinché mantenga tutte le sue proprietà. Una volta scottato lo condiremo nuovamente con olio, un po' di sale, un po' di pepe e sarà pronto per la finitura del piatto. Allora, in questo caso io sono un amante della cucina, diciamo, healthy, nel senso deve essere salutare. Noi siamo un paese che ha molte erbe e, diciamo, queste aiutano molto a livello di digestione, a livello di tanti fattori sul nostro corpo. In questo caso abbiamo usato un mix di erbe, dal cerfoglio alla santureggia, e invece di eccedere con i grassi e dare più sapore, in questo caso eccederemo un pochettino con le erbe che vanno un pochettino a compensare la parte che manca. Finitura del piatto, un po' di olio d'oliva, che è fondamentale. E buon appetito! Beh, abbiamo imparato come realizzare questa insalata di pomodori diversa, d'autore, gustosissima, e non resta che cimentarsi. Grazie, chef, per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per avermi invitato al Corriere della Sera, e buon appetito! E a voi per averci seguito.
Grazie.